cosa significa per Bertolaso essere presenti al CIMEI? Ma consideri che la Bertolaso è un'azienda che ha circa 130 anni di vita ed ha partecipato a tutte le edizioni del CIMEI dalla prima fino ad oggi. Credo che sia poi una delle pochissime aziende che hanno partecipato a tutte le edizioni del CIMEI. Il CIMEI è sicuramente una fiera di riferimento per il settore enologico e quindi è sicuramente la fiera di riferimento per tutte le nostre attività di marketing e commerciali. Noi in questa fiera approfondiamo tutte le nostre energie che approfondiamo quotidianamente, perché la nostra azienda è costituita da circa 200 persone, delle quali 50 lavorano nell'area progettazione, ricerca e sviluppo. Anche quest'anno abbiamo conseguito un importante premio per l'innovazione tecnologica. Dico anche quest'anno perché abbiamo per la verità vinto anche l'edizione precedente, quindi siamo comunque orgogliosi che il comitato tecnico ci abbia, come dire, rinnovato la fiducia e abbia riconosciuto che noi siamo un'azienda leader nel settore. Noi ci rivolgiamo un po' a tutte le aziende, in tutti i continenti dove c'è vino, e questa è una fiera internazionale decisamente importante. Quali sono i vostri obiettivi, la vostra filosofia aziendale? Ma la nostra filosofia aziendale è quella di apportare al settore enologico, quindi al settore dell'imbottigliamento, tutte le possibili innovazioni, quindi seguire in qualche modo le richieste del mercato. L'obiettivo è sicuramente quello di mantenere le caratteristiche organolettiche del vino, cioè durante il processo di imbottigliamento non, come dire, alterare le caratteristiche del vino, tutto il lavoro fatto, speso dall'enologo nella fase produttiva, e soprattutto avere il massimo livello di automazione nel cambio formato, quindi nel passaggio da una bottiglia ad un'altra, da un tappo ad un altro tipo di tappo o da un tipo di vino ad un altro tipo di vino, quindi minimizzare i tempi morti in fase produttiva e poi avere la totale tracciabilità dei processi produttivi, quindi come dire, essere in grado di dimostrare sempre che si è correttamente operato e che sono stati correttamente applicati i protocolli di produzione. Quali sono le novità che Bertolaso presenta al CIMEI 2013? Allora, la novità principale è l'oggetto del premio. L'oggetto del premio consiste nel gestire le bottiglie sulle macchine in maniera sempre più automatica. Le necessità dei clienti sono cambi formati rapidi, cambi formati senza l'intervento dell'operatore, e quindi tutte le fasi di gestione di una linea e di una macchina il più automatiche possibile. In questo premio noi abbiamo presentato un sistema di gestione delle bottiglie di guida all'interno della macchina che, integrato a tutta un'altra serie di funzionalità della macchina, permette il cambio formato solo con la spinta del pulsante sul pannello operatore. Per quanto riguarda invece la gestione delle fasi e il controllo all'interno della linea di imbottigliamento, c'è una vostra attenzione già da un paio d'anni. Allora, noi abbiamo cominciato con un'ipotesi, è l'oggetto dell'altro premio del CIMEI scorso. Noi su quello abbiamo fatto un brevetto, e il sistema consiste nel fatto di porre sotto controllo tutto il processo, cioè tutto quello che succede in una bottiglia. Noi, proponendo macchine integrate, sciacquatrice, riempitrice, tappatori, capsulatrice, etichettatrice, siamo in grado di dire, di conoscere tutto il percorso e tutti i controlli che la bottiglia riceve durante questo percorso, di dire e stampare su un'etichetta cosa è successo a quella bottiglia e di salvarlo su un database. Molte grazie.